Il progetto di riqualificazione della tomba Falisca qui a Colle Carafa parte da una progettualità dell'attuale amministrazione comunale di Nazzano che tende a valorizzare non solo l'aspetto archeologico storico di Nazzano, del nostro territorio, ma anche delle aree verdi come in questo caso. Parliamo di un'area verde che sorge davanti agli edifici dell'Ater, quindi parliamo di case popolari, dove per una completa riqualificazione l'amministrazione comunale ha scelto di includere anche delle sculture dell'artista Andrea Gandini per rendere quest'area ancora più fruibile in connessione con quelle che sono le radici storiche e culturali del nostro paese. Io ho iniziato a 17 anni a scolpire su tronchi tagliati a Roma. Era un periodo in cui si trovavano spesso e avendo fatto degli esperimenti per conto mio in garage avevo visto anche qual era il prezzo del legno avendolo comprato per farci delle sculture, quindi ho pensato che fosse una risorsa incredibile già pronta all'utilizzo e visibile da tutti. In questi primi anni mi sono appassionato molto all'arte pubblica, vista un po' anche come uno strumento sia per entrare in contatto con persone che normalmente non frequenterebbero un museo o una galleria d'arte e anche per far vedere quello che era la mia espressione creativa. La scelta di utilizzare questi tronchi è venuta dal fatto che erano già presenti nel sito archeologico e per la messa in sicurezza dovevano essere abbattuti e quindi insieme abbiamo deciso di riutilizzarli, trasformarli in opere che rimarranno appunto su questo terreno. Il mito di Arianna che Andrea Gandini ha rappresentato sulla scultura si mette in stretta relazione con la storia di quest'area. Infatti, tra i primi rinvenimenti di fine Ottocento va ricordato il vaso del pittore di Nazzano, dove è raffigurato il mito di Arianna. Nella scultura sono rappresentati Teseo, che lotta con il Minotauro, e questo vaso. Il gruppo scultoreo sarà formato da 5 pezzi che creeranno un percorso che accompagnerà il visitatore, il fruitore finale, all'interno del sito archeologico, arrivando alla fine alla tomba vera e propria.